Ciao a tutti, benvenuti a Dolomiti nel Mondo. Oggi parleremo di un frutto di stagione, la nespola. Andiamo a vedere subito, come al solito, le caratteristiche e le proprietà di questo frutto. Simili alle albicocche, ma molto meno note, le nespole al gusto risultano più aspre, ma allo stesso tempo molto più succose. Ricche di vitamine A, B e C, le nespole hanno proprietà antinfiammatorie, astringenti e diuretiche. Inoltre contribuiscono ad abbassare il colesterolo cattivo e a portare un beneficio a tutto l'apparato circolatorio. Il periodo di maturazione e raccolta è proprio giugno, quindi cosa aspettiamo? Oggi con queste nespole proveremo a fare un sorbetto. Vediamo che cosa viene fuori. Gli ingredienti sono 300 g di nespole, 200 g di saccarosio e 500 grammi di acqua. Perfetto, adesso guardiamo il procedimento. Dopo aver pulito per bene le nostre nespole, andiamo a tagliarle e a pesare 300 grammi. Selezioniamo ovviamente le migliori. Come vediamo, all'interno della nespola ci sono dei semi piuttosto grossi, quindi mi raccomando, pulite per bene, altrimenti rischiamo di rovinare il nostro frullatore e di avere un risultato veramente scadente. Ecco, sono arrivato esattamente a 300 grammi, quindi proseguiamo con il nostro procedimento. Puliamo un po' tutto quanto prima. Travasiamo le nostre nespole denocciolate e tagliate dentro a questa caraffa. Aggiungiamo l'acqua. E iniziamo a frullare. Mi raccomando, se volete potete aggiungere anche un goccio di limone per evitare un'eventuale ossidazione o anche per dare più sapore alla nespola. Devo dire la verità che a me non sembra necessario in questo caso. Vedo che la nespola è bella matura, ma ho messo dentro appunto qualche nespola un po' più acerba proprio per evitare sia l'ossidazione che appunto il fatto che, cioè per farla rendere anche comunque più saporita. Bene, andiamo a frullare il tutto. Frullato tutto, filtriamo i pezzi troppo fibrosi che sono all'interno del nostro miscuglio di acqua e nespole. Infatti, frullando la nespola sì, riuscirà a frullarsi molto bene, però dei pezzi grossi e fibrosi rimarranno. Sapete che io normalmente amo i pezzi all'interno del gelato e dei sorbetti, però in questo caso non troppo, perché diventeranno ghiacciati e non saranno proprio buoni e saporiti al tatto, proprio con la lingua non saranno proprio il massimo. Quindi andiamo a travasare il tutto, passando con un passino. Vedete che il colore rimane proprio un colore arancione forte, arancione marrone quasi. Ok, abbiamo messo il tutto. Andiamo a utilizzare una frusta per poter tirare via tutta l'acqua, quindi tutta la parte liquida che è rimasta, che è quella che ci servirà, quindi da dividere la parte troppo fibrosa dalla parte liquida. Ripeto, questo passaggio non è proprio necessario al 100%, potete anche farne a meno, però io ve lo consiglio proprio per il fatto che, essendo la nespola un frutto particolarmente fibroso, il gelato tenderebbe a essere un po' troppo poco, come possiamo definirlo, un po' farinoso anche, in quanto il contenuto, il quantitativo dei solidi sarebbe troppo alto. Tra l'altro sarebbero solidi, come vedete, in questo caso lo si evince proprio, sono solidi non solubili, quindi non riusciamo ad amalgamarli bene con l'acqua e farebbero appunto sì che questo gelato risulterebbe farinoso o sabbioso, diciamo. Bene,
Ora ho quasi finito, cercate di tirare via il più possibile. Infatti adesso io vi consiglio di lasciar perdere una frusta e utilizzare un mestolo. Vediamo che effettivamente col mestolo riusciamo a schiacciare molto di più, però nella prima fase è meglio utilizzare una frusta. Benissimo. Vedete appunto questa poltiglia, che vediamo è tutta la parte fibrosa, ve la faccio vedere. Sembra del ragù, però purtroppo non lo è. Anche se il profumo non è male, devo dire la verità. Ok, abbiamo tirato via più liquido possibile, direi anche di non esagerare, nel senso non è che dobbiamo diventare Mister Muscolo per tirare via tutto il liquido, quello che abbiamo tirato via è già più che sufficiente. Ok, vediamo la prossima fase. Ora non ci resta che aggiungere il saccarosio all'interno del nostro succo di nespola e acqua. Mi raccomando, aggiungiamo e frustiamo per bene. Ok, abbiamo frustato tutto molto bene, infatti vedo che non riusciamo più a trovare delle tracce di zucchero, è tutto ben amalgamato. Non ci resta che mettere il contenuto dentro la macchina, accendere la macchina e aspettare. Come vedete, in questo caso sembrava essersi amalgamato per bene. Se succede quello che vediamo qui, non c'è problema. Andiamo a utilizzare un leccatutto e mettiamo anche lo zucchero rimanente nella macchina. In realtà vi ho raccontato una mezza bugia perché me ne ero già accorto. Infatti vedete che avevo a disposizione subito il leccatutto. Se dovesse succedere questo, non vi preoccupate, non è che dovete tirare fuori il liquido dalla macchina e rifrustare o rimescolare il tutto. No, non c'è problema. Basta semplicemente, invece che accendere la macchina, sia la parte del braccio meccanico che gira e anche il freddo, accendere per qualche secondo, una trentina di secondi, solamente il braccio che gira e poi accendere il freddo. Faremo esattamente questo ora. Bene, ora vedo che si è amalgamato alla perfezione e posso accendere anche il freddo. Non ci resta che attendere, quindi ci vediamo qui fra una quindicina di minuti. Ovviamente per voi nel video saranno meno di 15 minuti, ma pochi secondi. Il sorbetto è pronto. Adesso ci conviene spegnere il freddo e lasciare agire solamente il braccio affinché possa grattare via il gelato che si forma sulle pareti. Aspettiamo per circa 10, 15, 20 secondi e poi finalmente possiamo andare a impiattare. Ho voluto scegliere per questo impiattamento questo cristallo, queste foglie di cristallo, proprio per un ricongiungimento del frutto dall'albero a un nuovo albero, diciamo. La consistenza è piuttosto buona, devo dire la verità, mi piace. Ricordiamoci sempre che è un sorbetto molto semplice, nel senso che abbiamo utilizzato solamente frutta, acqua e zucchero, quindi chiaramente non sarà particolarmente cremoso come potrebbe essere un gelato alla crema, appunto. Come piattino ho utilizzato un'ardesia, una semplice ardesia, che mi piace molto, anche il contrasto cristallo e ardesia. Bene, io andrei ad aggiungere magari come decorazione appunto due o tre di questi pezzi di... ecco qua. Vediamo se può essere carino o meno. Ecco, secondo me sì. Abbiamo aggiunto appunto tre nespole con ancora il gambo, diciamo. E questo è
e il nostro gelato finito, il nostro sorbetto finito. Non ci resta che assaggiarlo adesso. Vi avviso subito che, devo dirvi la verità, la Nespola non è proprio tra i miei frutti preferiti. Però proviamo ad assaggiare. Sono curioso. No, sicuramente anche tirando via un po', mettendolo sul cucchiaino, si sente che è proprio fatto bene il gelato, devo dire la verità. Il profumo anche non è male. Il sapore è molto dolce, veramente. Sembra un'albicocca. È buono, buono, devo dire la verità. Ripeto, non sono grande amante della Nespola, però diciamo che quello che interessa a noi è far sì che il gelato o il sorbetto o la granita, in poche parole, sappia il più possibile dell'ingrediente qualificante, quindi in questo caso che sappia il più possibile di Nespola. E devo dire sì, quindi anche in questo caso direi missione compiuta.